lo so, location veramente insolita, ma ho detto per girare questo video tag saranno 10 domande tutte a tema Halloween. Lo trovavo come spazio, ossia il mio letto che poi sapete è divano letto e diventa poi letto quando lo tiriamo giù io e Selvi. Non lo so, mi piaceva, lo stavo rifacendo una cosa e l'altra, mettendo tutta la mia marmaglia tipo pazzetti, poi ho detto no, rilevo tutto e giro proprio il filmato qui, bella spaparanzata. Ovviamente ho messo una maglietta non a tema ma di più, del mio amato Michael Jackson, che sapete. Sì, se mi vedete struccato ho messo giusto un filo di rosso per riprendere con la maglietta e poi ad Halloween ci sta un bel rossetto rosso sparato. Però ho detto non faccio make up e niente perché mi sentivo, sono super tappata, mi cola tutto. Ho detto ma chi me lo fa fare? E sto con la mia bella trecciotta super comoda per casa. Quindi sarà veramente un video così proprio spaparanzato al massimo. Mi vedete con le calzette, leggings, super tra di noi come sempre succede e super amatoriale. Ma detto questo, non lo so se vi può piacere come idea di questa location. Sempre di sfondo avete Michael Jackson, perché lo sapete, in questa casa come vi girate, che faccio vlog o quello che sia, avete sempre un qualcosa inerente a lui. Giusto per fare un piccolo PS, questa è una piccola collezione delle nostre tante audiocassette dedicate a lui. Ma questo non c'entra niente, perché stiamo parlando di Michael Jackson? Perché vabbè, mi sono rifatta la maglietta ed è sempre una scusa per parlare di lui. Stavo cercando il telefono che sta qua e non lo trovo, infatti mi vedevate con sta mano un po' così sospetta. Partiamo dalla prima, sono 10, cercherò di essere abbastanza veloce e quanto si sta comodi a girare i video così rispetto alla mia postazione che sto generalmente sulla sedia. Vi giuro, non è detto che non prenderò l'andazzo di stare bella così spaparanzata, che meraviglia. Ok, dai, parte gli scherzi, incominciamo. Allora, non me le ritrovo, eccole qua. Andiamo dalla prima domanda, spero che man mano non perderò la voce, mi auguro di no. Sono molto precaria, vi dico la verità, infatti mi auguro che mi sentite perché non ho quella bella voce squillante solita mia. Comunque, prima domanda, canzone preferita a tema Halloween? Vabbè, Thriller e ok, anche Ghost sempre del mio amato Michael Jackson e poi anche tutte le canzoni di Nightmare Before Christmas, che è un cartone che adoro vedere ad Halloween ma anche extra Halloween, quindi This is Halloween e così via. Probabilmente sarò stata scontata, ma sono quelle che veramente mi piacciono. Seconda domanda: se fossi sfidato a stare in una casa stregata, lo faresti? Ma anche no. Fifona come sono, che sento un rumorino un po' più sospetto dentro casa, ma allarmo subito. Penso da stare in una casa infestata o addirittura stregata. No, assolutamente no, neanche per 1 milione di euro. Oddio, forse lì ci farei un pensierino perché sistemerei un po' di cose nella mia vita, vi dico la verità. Ma a parte gli scherzi, no, non credo proprio. Sei superstizioso? Dipende dalla situazione. Certe volte sì, certe volte no. Dipende un po' il contesto. Dai, quale dolcetto di Halloween ti piace di più? Vi dico la verità, come ben sapete, io sono più da salato che da dolce. Per cui vi direi le cose che generalmente compro da Lidl durante la collezione di Halloween. Quindi biscottini. Poi, visto che l'ho menzionato, avete perso quel video dello svuota la spesa di Lidl, tutto a tema Halloween, ve lo lascio qui nelle schede informative. Quindi, quando prendo quelle cosine lì, stuzzico un po' qua e là, ma io sono salato forever, per cui datemi tutto, sì, qualche dolcetto ci sta bene, ma datemi sempre il salato in primis. Poi, continuiamo, ti spaventi facilmente? Beh, dipende, devo dirvi che sono come persona abbastanza fifona, ma allo stesso tempo cerco di essere abbastanza coraggiosa, per cui mi spavento, sempre dipende dal contesto, dai rumori che sento, è sempre un sé, sempre situazione qual è e così via. Poi, credi nei demoni e nel diavolo? Oddio, vi dico la verità, sì e no. Insomma, penso che sia più una cosa dedicata ad Halloween, questa cosa del diavolo, il demonio. Poi, per carità, su tante persone che sono super cattive nella vita, non credo, cioè penso e credo allo stesso tempo che un pezzetto di demonio ci sta, con tutta la cattiveria che gira in quelle persone, probabilmente una di queste due cose, sono certa che ci sta anche un pezzetto così. Perché veramente ci sono tante persone in giro super cattive. Non so se anche voi vi siete resi conto, ma dopo il Covid la gente è diventata più cattiva, più, non lo so, lì si accanisce. Quindi secondo me un po' il demonio durante il Covid gli è venuto all'interno del corpo. Poi, se potessi indossare un costume, quale? Ovviamente mi vestirei da Michael Jackson Thriller o da Fantasmino o da Zucchetta, però in primis da lui con una bella giacca di Thriller e sto a posto. Non lo so, ogni riferimento è puramente casuale, ma più Halloween di questo, ragazzi, che cosa vogliamo avere? Cioè, poi sarò molto di parte, vi dico la verità, ma vi dico anche allo stesso tempo quello che penso, sinceramente.
Poi sei a casa da sola e senti dei passi che fai. Si può dire mi faccio la plof plof in mano? Sì, si può dire, perché a volte quando stai in quel dormiveglia, non lo so se capita solamente a me, probabilmente è quel trance tra che stai per dormire e ti immagini cose che non esistono, però se dovessi sentire un qualcosa del genere, penso che luci a tutta casa, controllerei, farei più o meno, almeno che non sto sotto il lenzuolo così tutta bella intirizzita. Che mi sono fatta la plof plof in mano. Per fortuna no, non mi è mai capitato, però nell'immaginazione quando sto in quel dormiveglia pronta per addormentarmi, ancora no, qualcosa mi immagino di strano, ma probabilmente tutto frutto della mia fantasia o di quella trance che non stai per dormire, ma stai per dormire, probabilmente. Spero sia così, me lo auguro. Chi sarà questo Halloween? Semplicemente me stessa, perché non indosserò costumi, non farò niente di che, o meglio, sì, faremo qualcosa, ma vi dico tutto quanto per bene nel video, che lo so, oggi sarebbe dovuto uscire il video del makeover, ma tra una cosa e un'altra non sono riuscita e probabilmente uscirà o venerdì o come video extra di questa settimana. Comunque entro questa settimana vedrete il video makeover e lì vi dirò il perché e il per come, che non mi vesto, non faccio. Lì vi dirò un po' tutto quanto. Vi ho solamente al momento detto, e super spoiler, che non addobberemo un angolo di casa come sempre e che non saremo a casa durante il ponte di Halloween. Questi sono due mega spoiler, poi comunque a tempo debito in quel video apposito vedrete tutto quanto. Quindi quest'anno sarò semplicemente me stessa, ovviamente con una maglietta del mio amato Michael Jackson, magari anche questa o altre che ho, e quindi faremo Halloween così. Poi ti spaventi facile o ami spaventare? Dai, sono una bella stronzettina, quindi anche spaventare in maniera molto divertente, chiaramente, non è che è malaccio, accio, accio, ti spaventi, dipende dalla situazione, contesto, rumori, dipende sempre contesto, situazione, dipende come mi trovi, a volte dico, vabbè, ma che me frega, sento certi rumori, dico, ma che me frega, e tante altre volte dico, oddio, sto un po' in allarme, e ami spaventare, sì, dai, perché mi piace essere giocherellona un po', che faccio la stronzettina, passatemi il termine, ci sta, dai, con gli amici, fidanzato, famiglia, è carina come cosa. Ok, qui le domande sono finite, spero di essere abbastanza veloce, altrimenti vi dilungo sempre tanto e sti video vengono una bella palla al piede, credo, poi non lo so. Spero che questo filmatino di domande a tema Halloween Tag vi sarà piaciuto. Con questo io chiudo il telefono e lo metto da una parte, vi mando un bacione gigantesco. Un abbraccio fortissimissimissimo e ci vediamo in un prossimo video che sicuramente, penso a sto giro, sarà veramente il makeover di Halloween. Quindi aspettatevi quello quasi all'80-90%. Non voglio dire cavolate perché già ve l'avevo preannunciato e poi dopo, alla fine invece avete visto quest'altro video. Vabbè, ho avuto un po' di imprevisti, niente di che. Vabbè. Comunque, tornando a noi, vi mando un altro bacio, un altro abbraccio fortissimissimissimo e ci vediamo in un altro video tutto a tema Halloween. Ciao!